Marco Alessandrini, candidato del centro-sinistra per le elezioni comunali a Pescara, quanto sta riposando in questi giorni? Beh, il concetto è che chi si ferma è perduta, per cui naturalmente questa è una corsa e quindi magari si dorme un po' meno, però insomma non, tutto questo non ci preoccupa, anzi è una forma di movimentismo che sicuramente fa bene. Fin qui sono dimagrito di 4 kg, quindi sono molto soddisfatto. Io penso che la questione più frequente che mi viene sottoposta è la voglia sostanzialmente di tornare a volare, se posso usare questa metafora, ossia Pescara è una città sicuramente in difficoltà, una città ripiegata su se stessa, forse seduta, e qui ci sono delle evidenti responsabilità dell'amministrazione uscente che dal punto di vista della pubblica amministrazione ha dato risposte così un po' claudicanti. E poi io credo che c'è la necessità di recuperare quel senso di comunità a cui io faccio spesso riferimento, perché penso che solo tutti insieme, uniti tutti insieme, si possa e si debba risollevarsi. 2009-2014, quali le differenze e quali le similitudini tra le campagne elettorali di Marco Alessandrini? Beh, qualche anno in più, qualche capello che si ingrigisce. Da allora, dal 2009 a oggi, 2014, naturalmente c'è una cosa che si chiama esperienza, per la quale non ci sono dei libri che tu puoi studiare, ma è l'esperienza frutto della vita politica e amministrativa di questi 5 anni di opposizione. Ma proprio perché l'opposizione è un luogo freddo, ecco che ci stiamo attrezzando per naturalmente tornare al governo della città di Pescara. A Mascia cosa rimprovera in particolare per questi 5 anni? Io credo che il sindaco Mascia abbia, per molto troppo tempo si sia limitato a gestire l'ordinaria amministrazione senza aggredire i problemi di Pescara. Questa amministrazione un po' impalpabile all'inizio del suo mandato, al termine dello stesso pare quasi dannosa agli occhi della pubblica opinione, perché questo vorticoso giro di cantieri, questi fuochi di artificio così preelettorali, hanno di fatto paralizzato il trasporto, il traffico all'interno della nostra città, e questo credo pone anche il tema del fatto che al termine di un percorso di mandato bisognerebbe mostrare i risultati e non correre freneticamente dietro a cantieri elettorali dell'ultima ora. Per concludere, conflitto di interessi di Marco Alessandrini apriranno tanti campi da basket in città? No, non credo questo, però per esempio nel corso di questo importante viaggio che sto compiendo nella città, la tematica dell'impiantistica sportiva e l'attenzione al mondo dello sport e dell'associazionismo volontario che ruota intorno è una questione che mi sta molto a cuore, perché lo sport non è solo appunto andare a farsi una bella corsetta, una partita a basket, a calcetto, a tennis con amici o amici, ma è un modo in qualche modo per implementare una socialità che mi sembra importante. E io ho sempre pensato che lo sport è una metafora della vita, tu ti comporti sul campo in un certo modo e poi nella vita fuori dal campo sei lo stesso.